Sì. Ciao, aspetta, a tutti! Prima, facciamole galleggiare un po'. Cioè? È una... Galleggiare... Ah, sì, sì, beh, mettilo dentro che prende... Allora, taglio il sacco qua. Così noi siamo solo uno singolo. Perfetto. Perché sennò se ne usiamo due, ci vuole due ore prima che la temperatura arriva a vuoto. Ok, stiamo facendo ambientare le carpe koi che sono arrivate. Ce le ha portate il grande Mattia. Mattia di? So? Siso Fish. Siso Fish. Ok. Eccole qui. Belle carpettine baby, giusto? Sì. Queste sono 75 pezzi. Che bello. Tutti i colori. Qua abbiamo anche questo, tagliamo anche questo qua, così almeno c'è meno spessore, vedete? Ciao, lui è un professionista, Davide. E due. Altre 75, carpe koi. Ecco, loro si ambientano. Poi vabbè, si fermano perché lo spazio, poi se le tappare le metti in un lago arrivano anche 5-10 kg, dipende. Certo. Beh, però speriamo di... noi magari aumentiamo un po' la corrente d'acqua dopo, che loro nuotano. Ah, più li aumenti, più sì, nuotano, più mangiano, più crescono. Più mangiano. Ti costa un capitale di mangiare, però. Io quello che alla fine vi ho chiesto è il mangime. Dai, sono nate a fine febbraio anno scorso. Ah, fine febbraio dell'anno scorso. Almeno alcuni anche da già 6-7 centimetri, guarda, vedi che là ce n'è qualcuno così. Mm. Bene, adesso poi ti faccio vedere il nostro mangime, così ci dai un consiglio. Ah, ti ho portato un po' di mangime. Grazie, caro. Due tipi. Adesso allora. Sospendiamo.